non sarei mica i pixelini e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter, Hogwarts Mystery, mamma, eccoci qua ragazzi, finalmente al settimo anno, finalmente bisogna parlare con i nostri amici perché sono successe delle cose, ragazzi, ne abbiamo visto delle cose alla fine del sesto anno che non vi sto a ripetere perché sono eventi molto importanti, quindi andate a vedere gli ultimi due o tre video. Perché abbiamo visto chi è effettivamente la spia di Hogwarts Mystery. La spia che parlava con Harry, che parlava con la Pick, a quanto pare, e tutto quanto. Non sono sicurissimo che questa persona sia effettivamente così. Sia effettivamente lei, secondo me, c'è un qualche altro... qualche altra cosa sotto, non lo so. Lo andremo a scoprire. Quindi, ragazzi, vi invito ad andare assolutamente a vedere gli ultimi due o tre video del... storia principale per evitare magari di beccarvi uno spoiler ora andando avanti. Ma ragazzi, eccoci qua, siamo col ciclo di canna, abbiamo riunito il ciclo di canna e effettivamente ok, perfetto. Quest'estate ho perfezionato diversi nuovi passi di danza, Diego il duellante che danza. Ho sentito dire che il professor Kettleborn ha degli altri asticelli. Asticelli, qualcuno ha visto Dennis? Ha preso la mia H-bomba. Perdi sempre il rospo, però. Oh, eccoci qua. Ciao a tutti. Grazie di essere venuti. C'è una cosa di cui vorrei parlare con tutti voi, ed è molto importante. Più importante della notizia che il professor Silente che potremmo lasciare il territorio della scuola? Ne dubito. Penny, ecco, veramente io non te lo vorrei dire, Penny, però sai. In effetti, sì. Beh, pensate a quanti scherzi potremmo fare là fuori. No, niente scherzi là fuori, dai, cioè insomma, un minimo di... Non vedo l'ora di scoprire di più su cosa il professor Silente ha in serbo per noi, sono così emozionata. Penny, tu ti emozioni praticamente per qualsiasi cosa. Più o meno. Beh, visto che siamo già sull'argomento, qualcuno di voi non vede l'ora di provare una professione specifica? Non dobbiamo parlare di un'altra cosa? Creature magiche. Non è una professione, credo. Spiegati, Barnaby. Puffskin, Knizzle, ipogrifi. Barnaby? Credo aspiri a una professione che riguardi le creature magiche. Sì, vabbè, ma cosa si è rincatinito quest'anno? Snasi, asticelli, gnomi. Barnaby, tutto bene? L'abbiamo perso? Mi sa che l'abbiamo perso. Ma tutto nella norma per Barnaby. Barnaby si è rincretinito. Ho capito. Un classico. Che ci provo a fare? Le creature magiche mi fanno perdere la testa. Sono curiosa delle opinioni degli altri. Parliamo di cosa ci piacerebbe fare una volta finita la scuola. Beh, non abbiamo preso il ciclo di canna per un altro motivo. Dimmi che non sono autore. Porca di quella paletta. Motore di energia. Bene, ma non benissimo. Preferirei evitare i miei genitori. Farò qualsiasi cosa, purché sia al di fuori del ministero. Mi sono concentrato così tanto sulle sale maledette che non ho pensato ad alcuna carriera. Veramente l'abbiamo pensata, più o meno. Forse potrei mettere a frutto le mie capacità in pozioni e realizzare dei rimedi magici. Magizologia verso ministero non fa per me. Scusate, a quanto pare stiamo proprio crescendo. Fa un po' che siamo quasi maggiorenni ormai. Per me, o Auror o niente. Sarò particolarmente abile nei travestimenti. Questo è vero, anche se non ti sei travestita neanche una volta in questo tempo. Sono indeciso fra spezza incantesimi e la squadra cancellazione della magia occidentale. Cavolo, anche quello deve essere un bel lavoro, però. Però, boh. Creature magiche. C'è un ufficio dedicato al ministero, dico bene? Sì, non si chiama solo creature magiche, però sì. Madame Chips crede che dovrei lavorare a San Mungo. Ma mi spaventa un po'. Però saresti già lì, avresti già la pozione antilupo nei giorni giusti, sarebbe un top, no? Preferirei evitare i miei genitori, farò qualsiasi cosa purché sia di fuori del ministero. Abbiamo già finito di leggere tutto a neanche due stelline, Mi sono concentrato... Sì, ragazzi, no, non ci credo, di già. Forse potrei mettere a frutto le mie capacità. Ragazzi, qua abbiamo già
già fatto assolutamente tutto e quindi sono un pochettino molto triste. Nel mentre che io cerco di velocizzare tutto quanto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace per supportare questo canale. Soprattutto è più di un anno, ma un anno vero, è tipo da. Abbiamo iniziato il sesto anno all'incirca, se non erro, a luglio dell'anno scorso e siamo arrivati adesso, al settimo anno, adesso che è uscito il settimo anno il 28 gennaio, da luglio tipo del. Oddio, non mi ricordo se del 2020 o del 2019, però comunque è durato tipo una marea di tempo, veramente un sacco di tempo e non è possibile. Però almeno hanno fatto finire il sesto anno con una bellissima cosa, con il sapere la spia chi è, sempre che sia effettivamente così, ma soprattutto una cosa che invece non ho apprezzato per nulla, non hanno fatto la missione della smaterializzazione, dovevano farla. Non mi importa, dovevano aspettare un capitolo in più, dovevano fare magari, che ne so, una settimana in più, dovevano fare la smaterializzazione prima del settimo anno, perché non è giusto che ora io la faccio il settimo anno, perché non è al settimo anno, l'esame di materializzazione è al sesto anno. L'unico modo per cui me lo vanno a giustificare al settimo anno è che per tutti sarà al settimo anno e faranno in modo che, purtroppo l'anno scorso non c'è stata per colpa della sala maledetta, quest'anno lo facciamo. È l'unico modo in cui lo posso accettare. Ma ragazzi, ecco qua, andiamo avanti. Sono un po' arrabbiato. Gli interessi di tutti sono così vari. E chi se ne frega? Cioè, ragazzi, guardate un po' che abbiamo la seconda spilla, eh. Guardate la divisa, abbiamo la seconda spilla di. Ma tutte e due non dovrebbe. No, non capisco se è la spilla del caposcuola. Vabbè, sotto è la quella di Hogwarts. Sopra potrebbe essere quella di caposcuola? Non lo so, lo scopriremo, spero. Eccolo qua. Non si legge. Non si riesce a leggere. Liz vuole diventare una magizologa. Diego ha intenzione di diventare un campione di duelli. Chiara è una guaritrice. Sembra che tutti abbiano già scelto il proprio club di conseguenza. No? Sti club che non dovrebbero esistere. Che vuoi dire, Penny? Beh, Liz e Barnaby vogliono lavorare con le creature magiche e fanno parte entrambi del club dell'ippogrifo, che non dovrebbe esistere. Ha senso, quel club è focalizzato sulla natura e l'allevamento. Diventeranno dei contadini. Voglio solo stringere tra le braccia un cucciolo di ippogrifo un giorno. Non riesco proprio a immaginarmi che aspetto possa avere un cucciolo di ippogrifo. Ehi, presente un ippogrifo grosso? Prendilo piccolo. Tutto spennato come un pollo brutto, ecco quello. Sicuramente è carino ed adorabile, non ho dubbi. So solo che coccolare delle creature adorabili sarà il mio futuro. A proposito del futuro, è per questo che ho voluto radunare il circo di Canna Zan Zan. A quanto pare siamo tutti qui, eccetto Merula, ecco appunto. Barnaby, hai parlato con Merula da quando siamo tornati a Hogwarts? No, e durante l'estate mi è sembrata piuttosto occupata. Qualche idea su cosa possa averla impegnata tanto? No, ma sono stanco di risolvere misteri. Ecco, ma in realtà devo risolvere un nuovo mistero, mio caro. Concordo con Barnaby. Però, negli ultimi anni abbiamo dovuto affrontare un mistero dopo l'altro, e ora ce n'è un altro nuovo. Ora che Rowan riposa in pace, non sarebbe il caso di sciogliere il circolo di Canna? Ecco. Sì, però R. Questa storia di Merula? Cioè, cavolo. Io disaccordissimo. No, non possiamo sciogliere il circo di Canna. Fatemi sapere cosa avete risposto voi, cosa è successo. E se là fuori ci fossero delle altre minacce? Ma lo sappiamo che ci sono delle altre minacce, c'è R. R non abbiamo catturato, non siamo andati a prendere ogni singolo membro, abbiamo preso in teoria soltanto la Rakepick. Che cavolo! E se non ce ne fossero? Se l'ultima sala maledetta fosse stata l'ultima? Sì, quello è per antonomasia, l'ultima sala maledetta è l'ultima. Non possiamo inseguire minacce per sempre, Rocky, andiamo a fare un'ape. Credo di parlare a nome di tutti dicendo che abbiamo fatto il nostro dovere in merito. Per favore, poi, Rocky, puoi dire quel che devi dire senza allungare il brodo? Come fai a parlare a nome di tutti? Io faccio sempre fatica a ricordare il nome di tutti. Ne parleremo nel dettaglio più tardi, per ora lasciamo stare il circolo. Torniamo a essere amici e compagni di scuola, anziché affrontare streghe e maghe oscure.
Ragazzi, cavolo, sveglia! E comunque è più divertente essere buoni quando non ci sono i cattivi nei paraggi. Sì, ma noi parlare no, eh. Cioè, stavamo parlando, ora comparirà Merulla, sicuro. Dal nulla, no? No. Temo che i miei amici non vogliano sapere assolutamente nulla del fatto che Merulla possa essersi unita a R. Ma dai, e soprattutto non gliel'hai detto. Non gliel'ho detto, ecco ragazzi, head boy, siamo a caposcuola, ora ci leggo nella spilla, è scritto head boy, perfetto, perfetto, perfetto. Meglio che mi rivolga alla mia famiglia. È ora di andare a trovare Jacob. Di nuovo al lago? Perché ormai andiamo sempre al lago per trovare Jacob. Spruzziamo scintille. Ho solo poco tempo libero. Facciamo presto. Andiamo a vedere se effettivamente è al lago oppure no, perché sono molto, molto, molto curioso. Ok, ma non nel lago? Ma certo, iniziamo il settimo anno evadendo da Hogwarts. Mi sembra giusto, no? Di evadere subitissimo da Hogwarts, visto che noi possiamo andare a Hogsmeade quando ci pare. Io non ho veramente parole. Siamo arrivati alla parte 3 di 4, bene, molto, molto, molto bene. Poter uscire dai territori della scuola sarà ottimo per espandere le mie lette, ma sei già fuori dai territori della scuola? Spero di conoscere un professionista che mi insegni tutto dei suoi dipinti incantati. Pensavo che allontanarmi dalla frenesia di Hogwarts mi avrebbe aiutato a pensare al mio futuro. Te l'hai un boccale non sporco? No, scusi, non volevo. Non volevo, non volevo. Ma ragazzi, eccoci qua. Jacob, sono felice che tu sia arrivato. C'è qualcosa di importante di cui devo parlarti. Di che si tratta, Rocky? Puoi dire tutto al tuo fratellone? Forse. Quel mago a sinistra mi mette ansia, soprattutto accanto a Joe. Oh, salve! Malocchio, cosa ci fai qui? Non ti ho nemmeno visto arrivare. Ed è questa la cosa importante. Vigilanza costante! Rocky, vigilanza costante. Ho saputo che eri insieme a tuo fratello e ho delle notizie su R. Ok, non sono spariti, vero? Lo sappiamo già dall'anno scorso che c'è quella nuova, c'è quella strega che ci sta dando la caccia, cavolo! No, anzi, le loro fila si stanno ingrossando e sono più attivi che mai. Qualsiasi siano i loro interessi, non si sono conclusi con le sale maledette. A dire il vero, ecco, ho visto qualcosa al termine dello scorso anno che volevo dire a entrambi. Ha a che fare con la talpa di Hogwarts. Energia, 8 ore? No, 3 orette. Meno male, dai, meno male. 3 orette di energia ci si può fare, ci si può fare. Sì, perfetto. Mundungus Fletch ha detto che una strega oscura di R ha chiesto di me. Molto interessante. Non abbiamo nessuna informazione concreta sulle dimensioni dell'organizzazione. Il cliente è l'Italdo di 10 minuti, ma almeno non devo passarli con Pizz. No, non passare quei 10 minuti accanto col tizio oscuro lì. Qualcun'altra conoscenza della cosa, Rocky? Per ora no. Spero che la gente che incontrerò fuori dalla scuola mi offra una maggiore ispirazione. Ho visto la strega oscura notturnale che parlava con Merula dell'unirsi a R. Te l'ho detto, R si sta espandendo ultimamente. Sì, ok, ma questo. Boh, vabbè. Qui c'è odore di capre e disperazione. Perché sei venuto qui? Allora non dovevi venire qui se non volevi sentire questo odore. Proprio quando verrebbe da pensare che sia finita. Non abbiamo nessuna informazione concreta. Ah, questo l'abbiamo già letto, ragazzi. Io e Mundungus Fletcher abbiamo parlato con Ollivander e Magnum Villanelle. Mundungus Fletcher ha detto che una strega oscura di R ha chiesto di me. Esattamente. Spero che la gente. Questo sì, l'abbiamo già letto, ragazzi. Ho visto. Ok, ragazzi, abbiamo letto, presumo tutto. Vediamo un pochettino qui. Ok, no, abbiamo letto tutto. Confermiamo con Malocchio. Te l'ho detto, R si sta espandendo ultimamente. Quindi, ragazzi, mentre vi invito di nuovo, se non l'avete ancora fatto, a lasciare un bel mi piace per supportare il canale. Eccoci qui che ci andiamo a prendere l'ultima stellina meritata, anzi, meritatissima stellina, direi. Mamma, mamma, mamma. Ed eccoci qua, ragazzi, eccoci qua. Sì. Raccogliamo tutto quanto e andiamo avanti.
Ero incredulo, ma a quanto pare la talpa di Hogwarts era Merula e potrebbe essersi unita a R. Eh sì, penso anch'io. E ha promesso che mi avrebbe fatto entrare nei loro ranghi. Non l'ho ancora detto a nessuno e Merula non si è praticamente vista a scuola, quindi non ho parlato con lei. Bene, non parlare ancora con Merula. Davvero? Al momento tu hai il vantaggio, Rocky. Così su due piedi non mi sembra. Sappiamo che lei. Sì, è un vantaggio. La faccenda di Merula sembra turbarti. Eh sì, anche perché effettivamente mi c'ero abbastanza. Diciamo, legato con lei dopo tutto. Dimmi, come ti senti l'idea che Merula possa essere unita a R? Arrabbiato o no? Probabilmente mi sentirei davvero deluso. Quindi io scriverò deluso. Sono deluso. Ne abbiamo passate di cotte e di crude insieme e pensavo avessimo messo da parte le nostre divergenze. Un fraintendimento simile è difficile da mandare giù una netta. Mi dispiace che tu debba subire tutto questo. E poi, come se non bastasse, i miei amici credono sia tempo di sciogliere il circo di Canna e andare oltre. Un po' come Cornelius Caramel con il ritorno di Voldemort, uguale. Vogliono lasciarsi R alle spalle, ma R non l'abbiamo mai sconfitto. Non ho nessuno con cui parlare di tutto questo, Hogwarts, ma non ci hai neanche provato. Uno sgradevole effetto collaterale dell'aver accettato il ruolo di protettore. Protettore di cosa? È una sensazione che conosco fin troppo bene. Qualche consiglio, Malocchio? Prova a trovare qualcuno, Hogwarts, con cui non hai mai parlato, ma non svelargli quanto sta succedendo. E quindi cosa mi serve? In questo modo potrei avere qualcuno oltre a noi con il quale sondare i tuoi dubbi, senza potergli parlare dei miei dubbi. Ok. E senza far gravare sugli amici che vuoi proteggere la notizia che Merula potrebbe aver ritradito. Vigilanza costante, eh? Vigilanza costante. Bene, detto questo, sei al settimo anno di Hogwarts, Nanetto. Già, mi sembra quasi incredibile. Silente ha accennato al fatto che noi del settimo anno potremmo esplorare delle professioni al di fuori della scuola. Immagino che Silente voglia offrirvi l'opportunità di dare un'occhiata al Ministero della Magia. Davvero? Tu ne sai qualcosa, Malocchio? Ho la bocca cucita. Sembra proprio che il tuo settimo anno sarà pieno di avventure come il resto del tuo viaggio a Hogwarts. Pieno di misteri e di sorprese. Un anno come gli altri, allora. Fammi sapere se scopri qualcos'altro su Merula, Rocky. E come ti contatto? Certo, e inizierò a cercare qualcuno con cui parlare. Prima però devo andare a Storia della Magia. No, aspettate. Momento. Ah, ok, pensavo che avessero preso le brutte abitudini di iniziare a fare prima le lezioni e poi alla fine capito come già è successo un paio di volte. Ragazzi. Ormai abbiamo fatto 30, facciamo 31, sperando che voi vediate tutto questo video, perché se poi vedo che saltate, eccetera, non farò più video così lunghi. Ma ragazzi, ultima parte, andiamo a finire effettivamente questo primo capitolo del settimo anno. Sono veramente troppo curioso di sapere che succede, cosa non succede, eccetera, eccetera, quindi eccoci qua. Il santuario dei draghi in Romania conta come ricerca professionale, vero? Sì? Chi è quella tizia? Ah, mi sa che è la caposcuola insieme a noi. Come posso preoccuparmi dell'uscire da scuola se non riesco nemmeno a lanciare Wingardium Leviosa? No, ancora non riesci a lanciare Wingardium Leviosa, te? Mi chiedo se Magister Sinister accetti gruppi di visitatori? Non credo. Ehi, che strana persona sarà la nostra nuova amica. Sì. Ehi, è il caposcuola, Rocky. La lezione non è nemmeno iniziata e c'è già ressa. Sì, ma anche io sono caposcuola, quindi c'è. Che non si dia troppe arie. Sì, lo vedo. E comunque dovremmo saperlo perché nel viaggio, nel treno verso Hogwarts, i caposcuola devono stare nella sezione di caposcuola. Ma vabbè, dettagli. Sì, lo vedo. Che ci fanno tutti qui così presto? Stanno ascoltando Corey che parla di un mago oscuro. Io sono qui solo perché Dennis piace Corey. Ah, Dennis piace Corey, ok. Non credo di aver già conosciuto Corey, avresti dovuto. Di quale mago oscuro sta parlando? Poiché sono esperta di storia della magia e cultura popolare, non so che voce dargli a questo personaggio.
Qualcosa di acuto, mi sa di acuto, però non troppo acuto, non lo so. E sappiamo tutti che il professor Binns finirà per addormentarsi. Oggi ho deciso di raccontare, anche un po' tipo altezzoso, di raccontare l'agghiacciante storia di un famoso mago oscuro per il vostro giovamento. Sono una di quelle che so tutto io. Ora concedetemi di narrarvi la storia di Emeric il Maligno. Ah, quindi in realtà questa è una lezione in più. Oltre alle lezioni che dobbiamo fare, a quanto pare parla di Emeric il Maligno. Non la voglio come amica, sta qua. Emeric il Maligno, non credo che l'abbiamo già trattato. Questo non fermerà Corey. Spero soltanto che non faccia scoppiare la caccabomba che ho messo sotto la cattedra di Beans. Anche se lo riterrei comunque uno scherzo ben riuscito. Beh, tanto vale ascoltare il racconto di Corey. No, non vale per niente, ragazzi. Non voglio assolutamente ascoltarlo. 3 orette di sta roba, ma no, chi se ne frega di sto qua? Sarà importante in realtà, chi lo sa? Credo che Corey sarebbe un'ottima professoressa di storia della magia. Sì? Non avrei mai pensato che potesse interessarmi una lezione di storia della magia. Pensate. Mi sembra di andare meglio a storia della magia anziché a incantesimi. Beh, devi soltanto ricordarti una cosa e non fare incantesimi. Emeric il Maligno fu un mago oscuro particolarmente aggressivo. Certo che Corey pare sapere davvero molto su Emeric il Maligno. Sei tu, Emeric il Maligno? Fu una grande sete di potere guidare le azioni di Emeric il Maligno. Qualcosa nello stile di Corey che mi ispira. Qualcuno si è innamorato qui. Non sapevo nemmeno chi fosse Emeric il Maligno prima che Corey lo dicesse. Beh, penso un po' tutti qua, eh. Scusami, Corey, dove hai trovato quei tuoi stupendi calzini? I calzini sono stupendi? Ma devo ammetterlo, Corey è più brava di Beans a spiegare. Beh, soprattutto non dorme, posso spiegare, quindi direi sì. Credo che Corey sarebbe un ottimo. Sì, l'abbiamo già letto, ragazzi, abbiamo già finito tutto, probabilmente. Mi sembra di andare meglio a storia della. Sì, d'accordo. Emeric il Maligno fu un mago oscuro particolarmente aggressivo. Non. Ok, ragazzi, abbiamo letto tutto quanto. Io non vi sto a saltare tutto perché ci metto meno a cliccare qua che a staccare e riattaccare tutto. Abbiamo anche finito l'energia. Vi ricordo con pixelmato.it/taccuini potete avere gemme, energia, taccuini, insomma, tutto completamente infinito. E ragazzi, eccoci qua con tutte e cinque le stelline dopo questo. No, scherzavo, dopo questo. No, dopo questo. Eccoci qua. Ma, pronti a finire finalmente il primo capitolo del settimo anno. Ancora non credo di essere al settimo anno. Tanta robina, tanta robina. Ok, è stata un'introduzione piuttosto educativa su Emeric il Maligno, Corey. Sembra che fosse davvero un mago oscuro assetato di potere. E lo trovo interessante. Evoldi? No, Evoldi no, Evoldi no. Ne sono felice. Mi considero un'esperta di storia della magia e cultura popolare. E in effetti, lo sono. Tu sei Rocky Balboa, giusto? Non credo che ci siamo già presentati. Dovremmo, visto che ci siamo visti nel treno con tutti gli altri caposcuola. Come fai a a sapere il tuo nome? Sei caposcuola. E io sono Corey Hayden. Caposcuola. Oh, beh, è un piacere conoscerti, Corey, visto che ti ho ignorato sul treno. E ovviamente sapevo che Beans sarebbe addormentato durante la sua lezione su Emeric il Maligno, quindi eccomi. A dire il vero, speravo di poterti chiedere qualche altro dettaglio sulle motivazioni di Emeric il Maligno. Cosa? Beh, il suo regno non durò a lungo, ma fu il proprietario della bacchetta di Sambuco. Oh. Interessante, uno dei proprietari. Emeric il Maligno terrorizzò l'Inghilterra meridionale del Medioevo. Nessuno registrò veramente le sue precise motivazioni, ma immagino fossero sete di potere e mania di controllo. Ma cosa spingerebbe qualcuno al male per ottenere potere e controllo? Devo farti una lista? Non tutto è sempre bianco o nero, Rocky. Forse. Lo fece per vendicare un familiare caduto, forse per sanare ingiustizie passate, forse pensò che con il pieno potere e controllo avrebbe potuto dare forma a un mondo migliore. Capisco. Se
Sembra che tu stia lavorando a una relazione su un libro. Sarei felice di potertene parlare più nel dettaglio. Non ci stai a provare, vero? Sarebbe fantastico, Corey. Devo però chiederti una cosa. Perché ti interessano tanto le sue motivazioni nello specifico? Penso che non capisco se la stiamo usando come suggerimento di malocchio, quindi a caso, oppure davvero ci interessa. Allora, esperienza personale? No, perché sarebbe parlare di me, questa non so chi sia, no. Preferisco non dirlo? No, non sta bene. Sei brava a raccontare, voglio parlare con te, bla 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 bla. No, assolutamente non è il mio tipo. Credo tu sia davvero brava a raccontare storie, Corey. Mi piacerebbe sentirne altre. E soprattutto, tanto qualunque cosa scegliamo non cambia nulla. Ma fatemi sapere cosa avete scelto voi, che sono molto curioso. Oh, grazie, Rocky. Credo che se parlerai delle motivazioni delle streghe e dei maghi oscuri, renderai la tua relazione super interessante. Sì? Non esiste nessuna relazione. Grazie, Corey. Sembri una brava ragazza, da avere come amica. E in effetti stavo cercando qualcuno con cui parlare. E quelle più antipatiche sono sempre quelle che ci becchiamo noi. Prima c'era Rowan, poi qua, altra lanza, mo sta qua. E se ne va. Oh, cavolo. Salve. Ho sentito che stavi anche cercando me, Balboa. Sentito da chi? Merula! Finalmente sei qui! E sono pronta per parlare. Hai qualcosa di particolare che ti frulla per la testa? Sì, sei una spia oppure stai facendo il doppio gioco per conoscere i piani di R e riferirli a noi oppure solo perché vuoi uccidere R o cosa? Però non glielo possiamo dire, ragazzi. Non glielo possiamo dire, ragazzi. E tutto questo lo andremo a scoprire quando? Nel prossimo capitolo dell'anno 7. Mamma, mamma, mamma. Dobbiamo fare le lezioni, dobbiamo fare un sacco di cose, dobbiamo completare anche le missioni secondarie, un sacco di altra robina. Ma ragazzi, direi che ci vediamo la settimana prossima per il capitolo principale. Noi andremo a continuare anche le missioni secondarie. Sono rimasto un pochino indietro e non vi preoccupate, facciamo tutto quanto. Ma ragazzi, direi che per oggi è tutto. Questo super video è durato quasi mezz'ora, praticamente mezz'ora di video. Spero che lo apprezziate con tanti mi piace, tante condivisioni e fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova fantastica avventura. Direi che per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata di Harry Potter Quest Mystery. Io prendo questi qua, li metto a posto e per oggi è tutto. Tanto dire, fatto il misgatto. Mamma! Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!